Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Chiamo Mirta brevemente da chi è quest'uomo Artemus. È un quarantenne, è un imprenditore russo che fa affari anche in Italia. Molto ricco. Molto ricco. È figlio di un governatore di una regione russa e un uomo che è molto amico personale di Vladimir Putin. Ed è accusato, ha 12 capi d'accusa. Quello su cui voglio riportare la tua attenzione è questo, il traffico di tecnologie militari, perché è quello che in qualche traffico modo... Traffico d'armi, sostanzialmente. Esatto, lo equipara ad un trafficante d'armi, quindi un uomo molto pericoloso per gli Stati Uniti. Cosa succede? Viene messo un mandato d'arresto a livello internazionale, lo vediamo nel cartello successivo, il 17 ottobre siamo noi in Italia ad arrestarlo a Malpensa, mentre tramite Istanbul lui provava a tornare a Mosca, lo portiamo nel carcere di Busto Arsizio e qui ci dobbiamo un attimo fermare su una serie di scambi di comunicazione tra l'America e l'Italia, perché su questi scambi di comunicazione qualcosa è andato storto verosimilmente. Il 19 ottobre è la procura di New York a comunicarci la pericolosità del soggetto e il rischio di fuga. Nonostante questo, il 25 novembre... La Corte d'Appello decide domiciliari. Decide domiciliari, al che c'è una seconda comunicazione, questa volta dall'ambasciata americana direttamente al Ministero. Un secondo alert, pericolo di fuga. Niente, il 2 dicembre viene comunque messo ai domiciliari e sarà poi il 6 dicembre proprio il ministro Nordio a rassicurare gli americani. Come li rassicura gli americani il ministro Nordio? Dicendo: non preoccupatevi perché ci sarà un braccialetto elettronico che abbiamo dei braccialetti noi in Italia. Equiparerà il domiciliari al carcere a tutti gli effetti. Non fosse Mirta che ci sono due tipi di braccialetti elettronici. Uno ha il GPS, quindi ti segue, ti può tracciare. L'altro invece è per monitoraggio domestico, il che vuol dire che se io esco fuori dal perimetro dentro il quale dovevo stare, scatta l'allarme. Però e non mi puoi seguire. Non se ne mai metto il GPS, sta pure dentro l'iPad. Io ormai seguo il mio iPad per la città, non possiamo seguire US. Vabbè, comunque, sempre niente, gli abbiamo messo questo e lui trascorre i domiciliari in una casa di lusso con la moglie che abbiamo si prende messo quello di casa, lui. Quello di casa, quello domestico. Gli abbiamo messo quello. E a prendersi cura di lui è la moglie, che è appunto, siccome lui non può uscire da questa abitazione, a prendersi cura di lui è la moglie e trascorre questi domiciliari in questa cascina Vione Basilio, un appartamento di lusso, come ti dicevo. Se non fosse che il 13 marzo... Trattato molto bene, Urs, trattato molto noi. Bene, secondo alcune ricostruzioni perché? Della stampa avrebbe anche avuto a disposizione cellulari, carte di credito, poteva ricevere visite, non solo dei parenti. È la prima residenza della moglie. La moglie, questa... la prima residenza è a Basilio, alla cascina di Ok. Lui sì. Stava a casa della moglie. Non è proprio una tragedia, cioè tu fai il trafficante d'armi, ti arrestano, vai a casa di tua moglie. Ma la moglie è residente in Italia, ha acquistato quell'appartamento, è prima residenza. Ha acquistato l'appartamento. Sì. Vabbè. Sì, appunto, era la casa della moglie. La moglie si prende cura di lui fino al 13 marzo, Mirta. Perché non so il 13 se lei marzo... mi sta facendo capire che secondo lui stare chiuso in casa con la moglie obbligatoriamente è già una pena. È un arresto domiciliare. No, per capire, perché a me non mi sembra grande ci pena. Ci sono varie declinazioni, c'è la moglie, la suocera, dipende. C'è anche di peggio, dipende. Vabbè, dai. Allora, Mirta, la moglie il 13 marzo parte per la Russia. Perché? Perché hanno un figlio minore, va ad accudire questo figlio minore. Col senno di poi, questo poteva essere già un primo elemento di sospetto. Perché lei si è avviata per aspettarlo. Si è avviata perché il 21 marzo invece arriverà poi l'estradizione verso gli Stati Uniti e il 22 marzo siamo al giorno della fuga. Da questo cartello, vedi, è la mattina del 22 marzo perché c'è un primo controllo dei carabinieri che vanno a verificare la presenza di US in questa abitazione. Lui c'è, è tutto a posto. Cosa succede però più tardi, alle 14, arriva una macchina, una punto nera fuori questa casa. Us esce, sale a bordo, c'è un uomo con uno zainetto, un uomo dell'est con uno zainetto addosso che si mette dal lato del passeggero, quindi a guidare poi Us, e l'ultima immagine di questa macchina c'è dalle telecamere di sorveglianza alle 14.07. Dalle ricostruzioni della Procura di Milano capiamo che questa macchina dopo circa 3 chilometri incontra altri 4 sub identici, con intorno circa 6-7 persone tutte provenienti dall'est. Questa è una sempre. Versione 007 fatta a casa nostra, diciamo. Esatto. 4 sub identici. E infatti proprio come nei film, Mirta, lui sale su uno di questi e tutti e quattro però prendono strade diverse così da non poter essere individuati. Per confondere le acque, così esatto, non sappiamo dove proprio come rincorre. Nei film. Dove sarà andato? Erano due sostanzialmente le possibilità, Svizzera o Slovenia per valicare il confine. Facciamo un piccolo passo indietro, cosa stanno facendo i carabinieri nel frattempo? Lo vediamo nel cartello successivo. Con ritardo ricevono l'alert dal braccialetto elettronico che lui nel frattempo ha tagliato perché c'è un piccolo ritardo anche in questa comunicazione. Arrivano lì, la porta è blindata, chiamano
chiamano i vigili del fuoco dentro la televisione aperta, accesa, non si capisce se c'è, se non c'è. Passa circa un'ora prima che capiscano che non c'è perfettamente nessuno in questa abitazione. Intanto lui è bello andato. Nel frattempo, esatto, nel cartello successivo vediamo che, sempre stando alle ricostruzioni della procura, lui avrebbe valicato il confine tramite Trieste, sarebbe passato per la Slovenia, andato in Serbia, da lì con un passaporto falso avrebbe raggiunto la Russia, cosa che ci comunica stesso lui nell'ultimo cartello, lo vediamo. Il 4 aprile lui rilascia questa dichiarazione all'agenzia di stampa in Russia: grazie a due uomini forti del mio paese sono tornato in patria, cosa che ci fa annusare anche un possibile coinvolgimento, ovviamente tutto da verificare, dei servizi segreti russi in questa che più che una fuga potrebbe essere un'esfiltrazione. Ammazza, è abbastanza incredibile, no? Ci sono